Ciao ragazzi e ben ritrovati nella nostra consueta rubrica Segreti da Maestro. Oggi parleremo del massaggio decontratturante, un massaggio che possiamo facilmente far rientrare tra quelli considerati quasi obbligatori nel curriculum di un professionista. Non solo è molto richiesto, ma è anche uno di quei massaggi di cui le persone hanno maggiormente bisogno. Primo segreto da maestro. Un corretto massaggio decontratturante ti assicura la fedeltà dei tuoi clienti. Ogni massaggiatore sa che trovare contratture è un evento molto frequente e averle è un comune denominatore di tutti i clienti. Inoltre, cimentandosi nel massaggio decontratturante, si capisce subito che un'ora di trattamento spesso non è sufficiente per scioglierle tutte. Ecco allora che, ad esempio, di fronte a persone che vivono della loro performance muscolare, come gli sportivi, è molto facile far capire che sono necessari più trattamenti al fine di ottenere buoni risultati. Il massaggio decontratturante è lento e preciso. La sensibilità manuale dell'operatore è importante, tanto quanto la sua conoscenza dell'anatomia, ed è per questo che non possiamo permetterci di affrettare questo massaggio. Ne pagherebbe le conseguenze il nostro cliente. Suddividere invece il lavoro in più sedute non solo ci assicura risultati decisamente migliori, ma rende anche il cliente consapevole della nostra affidabilità. Secondo segreto da maestro. Calibra l'intensità del massaggio per non lasciare dolorosi ricordi. Ti sarà sicuramente capitato di notare che le persone hanno sensibilità diverse al dolore. Anche la cute è sempre diversa. In alcune persone è più facile lasciare lividi rispetto ad altre. Ricorda sempre chi è sdraiato sul tuo lettino da massaggio. Una giovane donna sarà molto più attenta all'aspetto del suo corpo rispetto ad un navigato lottatore di box. Il massaggio decontratturante è per sua natura profondo. Non dovremmo solo preoccuparci del dolore percepito dal cliente, ma anche dei segni che potremmo lasciare sul suo corpo. Prenditi il tempo che ti serve e valuta bene quali manualità effettuare. Di frequente, lo stesso risultato può essere ottenuto in modi diversi. Ciò che non vogliamo è che il cliente si guardi le gambe, la schiena o qualsiasi altra zona del corpo e dica: mi ha fatto troppo male e mi ha lasciato anche i segni. Da lui non torno più. Terzo segreto da maestro. Il massaggio decontratturante è un grande alleato anche nelle situazioni di postura innaturale. Il tuo cliente passa tutto il giorno in ufficio piegato sul computer? Scommettiamo quello che preferisci. La sua postura non sarà mai ottimale. Ecco allora che un trattamento decontratturante potrà infondergli grande beneficio. Sapevi infatti che la maggior causa di contratture muscolari non è lo sport, ma è la postura scorretta. Imparare questo massaggio vuol dire imparare a dare sollievo a tutti, non solo agli sportivi. Vuol dire imparare a lavorare in maniera immediata e mirata, ottenendo l'abilità di agire con precisione al di fuori degli schemi tradizionali di un protocollo fisso. Ecco perché nell'arsenale di un bravo massaggiatore questa tecnica non può assolutamente mancare. Se sei interessato quindi ad imparare come praticare in modo professionale il massaggio decontratturante, contattaci e ti aiuteremo a trovare la sede Diabasi più vicina a te.